Un solo avviso voglio ricordare a tutti. Ci stiamo organizzando per incominciare a preparare quella grande esperienza educativa che è l'oratorio estivo, che inizierà la settimana successiva al termine delle scuole e durerà per 6 settimane. È un'esperienza importantissima che coinvolge tutta la nostra diocesi. Pensate quanti migliaia e migliaia di ragazzi nelle nostre parrocchie vivranno questo tempo estivo come tempo educativo, come tempo di crescita. È importante che noi come comunità investiamo energie, forze, tempo in questa esperienza educativa. Per questo faccio un appello a tutti gli adulti qui presenti. Se avete del tempo a disposizione, non occorre essere presenti sempre, tutti i giorni. Se uno può mettere in preventivo, io posso dare 2 ore durante tutta la settimana. Benissimo, quelle 2 ore sono preziose. Noi abbiamo molto bisogno degli adulti che ci diano una mano nel fare in modo che questa macchina, questo come si chiama, meccanismo che mettiamo in piedi funzioni bene, sia oliato bene. Soprattutto abbiamo sperimentato l'anno scorso, che era ancora eravamo sotto le, diciamo così, le limitazioni necessarie per la pandemia, abbiamo sperimentato che se si fanno delle iniziative per gruppetti più limitati di ragazzi, laboratori, manualità, visite, passeggiate, gite, cioè se si fanno delle attività in cui vengono coinvolti i ragazzi, anche fuori dall'oratorio, naturalmente devono essere delle attività accompagnate, guidate, sicure ovviamente, però a piccoli gruppi abbiamo notato che il risultato è molto grande. Allora invito voi adulti che avete delle capacità, perché non pensare dei laboratori per questi ragazzi? Sono laboratori di falegnameria, di meccanica, non so io, di ortaggio, non so, mi vengono in mente così. Sono un laboratorio per costruire gli aquiloni, ad esempio. Voi avete costruito, sapete costruire gli aquiloni voi? No. Ma sapete che è bellissimo? L'aquilone, se tu vai su verso il campo dei fiori e lo fai volare, ma è una cosa stupenda, perché capisci la forza del vento e capisci, come dire, la potenza che il vento può avere nel sostenere, nel far volare. Allora, far costruire un aquilone, per esempio, è una cosa dell'altro mondo. Però abbiamo bisogno di adulti, non so, pittura, laboratorio di pittura, di creta. Creta vuol dire che si fanno i vasi, laboratorio di, non so io. Io penso che voi avete tante capacità, tante qualità, e vi invito a farvi avanti per rendere il nostro oratorio veramente un luogo vivo, vivo. Preghiamo.